sono piccoli paradisi nascosti nel Salento, valorizzati dalla cura dell'uomo. Uno di questi è il Lido Eraura, in via Viserba, litoranea Casalabate Torre Rinalda. I comuni di Lecce, Trepuzzi e Squinzano stanno scommettendo su questo affascinante tratto di costa. Le istituzioni stanno disegnando nuovi scenari e progetti di rigenerazione ecologica del territorio costiero adriatico del Nord Salento. Non si tratta del solito lido, ma di un progetto di valorizzazione ambientale che offre ai fruitori tutti i servizi necessari a soggiornare serenamente immersi in un polmone verde, con campetti attrezzati per chi vuole fare sport, dei veri e propri salotti all'aperto per gli amanti del relax. Alle spalle del lido, il servizio ristorazione è immerso nella campagna di fronte alle dune, su cui è adagiata la macchia mediterranea. Un paesaggio dimenticato dai leccesi che oggi viene valorizzato. Cannula viola, gigli e altri fiori, alcuni dei quali in via d'estinzione, popolano questo preziosissimo tratto di macchia mediterranea. Le passerelle hanno permesso di non calpestare le piante e di far ripopolare da tutta una serie di piante rare un tratto di costa straordinario. I ragazzi di Campi Salentina, Trepuzzi e Squinzano hanno passato qui la loro giovinezza e ora si ritrovano qui con le loro famiglie a trascorrere l'estate tra il mare e la natura e tutti i servizi necessari, spiega Anna Paola Montinaro, presidente del consiglio di amministrazione Montimare S.p.A. Così come è stato 25-30 anni fa, la natura era così, con i nostri gigli, la nostra macchia mediterranea, anche adesso è rimasto tutto intatto. Abbiamo cercato noi come Lido Eraura di fornire dei servizi, migliorandoci di anno in anno, però comunque lasciando intatta la natura. Rigenerazione, accessibilità, ecosostenibilità, protezione dell'ambiente e servizi sono gli obiettivi del progetto Montimare, ha spiegato il presidente Ennio Montinaro. Ci aspettiamo tanto, intanto come imprenditoria e in termini di sviluppo del territorio, ma anche dal punto di vista socio-ambientale e anche urbanistico, come valorizzazione e fruizione di un patrimonio ambientale che secondo me è veramente ancora sottoutilizzato, sottostimato soprattutto. La principale sfida è sui servizi e riqualificazione per rendere questo tratto di costa sempre più fruibile e competitivo con gli altri più conosciuti, ha spiegato il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini. La fidelizzazione passa attraverso la garanzia di un sistema di offerta capace di rispondere alle necessità di chi viene qui nel Salento, di chi ci sceglie a fronte di tanta possibilità di scelta rispetto alle mete che in Italia, nel Mediterraneo, si propongono come alternative fortissime. Il Salento e la Puglia hanno fatto passi in avanti, ma ci sono enormi margini ulteriori di qualificazione. Iniziative come queste vanno in questa direzione. Sta rinascendo un tratto di costa bellissimo del Salento, spiega il sindaco di Squinzano Gianni Marra. Abbiamo lavorato tutti insieme per questo e siamo contenti di poter contare su privati che creano infrastrutture ecocompatibili. Il sistema costiero è un patrimonio che va tutelato perché sarà molto importante per lo sviluppo economico e sociale della Marina di Casalabate. Questa è un'area di notevole pregio paesaggistico che abbiamo valorizzato con un percorso tra le dune che evita di calpestare la vegetazione. Siamo in una zona dove il verde è stato preservato e con il progetto Montimare potremo fare un grande passo in avanti. Io credo che portando avanti sino in fondo questo progetto, Casalabate ne gioverà nel suo complesso perché ne avrà un ritorno di carattere turistico, di carattere strategico, di investimenti che qualificano un'idea, un territorio e grazie anche al lavoro che abbiamo fatto in sinergia fra pubblico e privato, amministrazione comunale e Montimare, riusciremo a dare vita finalmente a questo progetto.